Tre scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, una Champions League, una Coppa Intercontinentale ed una Supercoppa Europea. Non parliamo del palmarès di un glorioso club, ma di quello di Angelo Di Livio, il soldatino come definito dai tifosi della Juventus, squadra con cui ha scritto la storia negli anni 90. In Puglia per la tappa dell'International Beach Soccer Tour, l'ex motorino bianconero è stato ospite dello Juventus Club Gianni Agnelli di Cerignola, tra l'affetto dei tifosi che non lo dimenticheranno mai e l'entusiasmo in vista del nuovo corso Juve. Te vuol dire che in quegli anni hai lavorato bene e quindi l'affetto dei tifosi fa enormemente piacere. Sono molto curioso di capire quello che farà Thiago Motta, però sono sicuro che con la sua personalità potrà riportare a dare un'impronta importante alla Juve. E c'hai un grande rispetto per la società e per la maglia, perché dico sempre che la Juve è per pochi ma non per tutti. Il calcio italiano, tra mille problemi e la brutta eliminazione azzurra da Euro 2024, vive un momento complicato ed è proprio in situazioni come queste che serve la carica di uno dei simboli di quella nazionale che ormai non c'è più. C'è da migliorare in tutto e per tutto, ma questo non ci deve mettere paura. C'è di buono che comunque in questi anni abbiamo disputato delle finali europee. Bisogna fare crescere i giovani sicuramente, però dobbiamo andare avanti a testa alta, perché poi succedono e ci sono soprattutto questi momenti un po' di appannamento. Capitano del Latina, Lorenzo Di Livio, figlio del soldatino Angelo, è uno dei centrocampisti più affermati del girone C di Serie C. Guarda caso, a cercarlo sul mercato qualche mese fa era stato proprio il Cerignola. A papà Di Livio non dispiacerebbe l'idea. Assolutamente, anche perché qui conosco bene la piazza, so che comunque è gestita da dirigenti molto competenti e poi se un giorno dovrà capitare, credo, parlare a nome suo, credo che sarà molto contento.